semplicissimo. Praticamente noi sappiamo benissimo che in un mazzo di carte, di questi qui da poker, ci stanno 54 carte, ovvero 52 carte più 2 jolly. Però in alcuni giochi, come per esempio il poker, il jolly non serve. Quindi ogni volta dobbiamo andare lì a cercare, aprire il mazzo. Invece adesso vi insegnerò una tecnica semplicissima. Allora, tutto quello di cui abbiamo bisogno è una carta preferita. La mia è questa, l'asso di picche della Bicycle. Allora, facciamo prendere la carta a uno spettatore e lo facciamo mettere nel mezzo al mazzo, in una posizione totalmente casuale, dove che vorrà. Adesso io, per vedere, metto qua. Ok. Così la carta è in mezzo al mazzo. Anzi, per farlo meglio, ecco, così si vede. E chiudiamo tutto. Poi non servirà nient'altro che andare a cercare il nostro asso. Eccolo. Ebbene, le carte a toccare l'asso non saranno altro che i due jolly che cercavamo. Allora, per prima cosa vi serve intanto la nostra carta preferita e poi i due jolly. Non dobbiamo fare altro che mettere un jolly sotto e un jolly sopra. Questo possiamo nascondere qua, fare capire che il mazzo è mischiato. Quindi poi che facciamo? Tiriamo il mazzo, prendiamo la carta preferita. Quando il nostro spettatore metterà in un punto qualsiasi del mazzo la sua carta preferita, ovviamente noi gliela daremo così, lui la reinserirà così. Per far capire che il gioco viene meglio se noi girassimo questa carta, facciamo questo lavoro qua. Quindi il mazzo di sopra, quindi quello dove ci sarà il jolly sopra, acchiapperà questa carta, quindi qua sotto avremo il jolly, e poi sotto metteremo l'altro jolly. Quindi poi andremo a cercare il nostro asso, eccolo, e i due jolly saranno uno sopra e uno sotto. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video.